Inizia la visita pastorale alla città di Milano, a lungo rimandata, anche adesso non siamo in un momento semplice. I primi da incontrare sono i giovani. Lei ha detto voglio ascoltare, è importante sentire la loro voce. Sì, voglio ascoltare domande anche, quindi provocazioni a rispondere. Questo decanato mi ha proposto alcune domande molto impegnative, domande che riguardano come trasmettere la fede ai più giovani, come continuare la tradizione in un dialogo con i più grandi, con gli adulti, e come interpretare il rapporto tra giovani e Chiesa. Quindi sono domande intelligenti, domande difficili e io non porterò delle risposte, porterò piuttosto l'invito ad essere come un fuoco acceso, ad essere come un sorriso invitante, ad essere come una generosità contagiosa. Ecco, dai giovani non mi aspetto che rispondano alle mie attese, ma vorrei che rispondessero alla vocazione con cui il Signore li chiama. Qual è lo spirito con cui lei inizia questa visita alla zona pastorale prima, alla città di Milano, una città in cui vuole incontrare tante realtà diverse, anche non strettamente quelle che frequentano gli ambienti ecclesiali o che partecipano alla messa domenicale? Ma io ho usato queste immagini, no? Sono come un pellegrino, cioè vuol dire uno che cerca l'incontro con Dio, i segni di Dio nella città. Voglio visitare la città come un mendicante, cioè come uno che chiede la carità di una parola, di una testimonianza, di una collaborazione. E quindi voglio visitare la città come un promotore di quell'ascolto che diciamo è predisposizione alla vocazione. Ecco, queste tre parole, pellegrino, mendicante, provocatore, sono quelle che descrivono lo spirito con cui intraprendo questa visita.